Immaginate di entrare in una fabbrica del futuro. Robot che lavorano instancabilmente, stampanti 3D che producono componenti complessi in pochi minuti e sistemi di intelligenza artificiale che ottimizzano ogni aspetto della produzione. Fantascienza? No, è la realtà che molte aziende stanno già abbracciando per affrontare una delle sfide più pressanti del nostro tempo: la carenza di manodopera specializzata. Amici di Essere Manager, benvenuti. Ben ritrovati. Parliamo di innovazione tecnologica e lo facciamo in quanto è un importante percorso per risolvere la crisi di manodopera nel lungo termine. In questo video scopriremo come le tecnologie emergenti non solo possono colmare il gap di competenze, ma anche rivoluzionare il modo in cui le aziende operano, aumentando efficienza e produttività. Che siate manager di una piccola impresa o leader di una grande corporation, le strategie che condivideremo vi aiuteranno a preparare la vostra azienda per un futuro in cui l'uomo e la macchina lavorano in perfetta sinergia. La carenza di manodopera specializzata è una realtà che sta colpendo duramente molti settori in Italia e nel mondo. Secondo un recente studio di Confindustria, il 52% delle aziende manifatturiere italiane fatica a trovare lavoratori qualificati, ma invece di vedere questo come un ostacolo insormontabile, dobbiamo considerarlo come un'opportunità per innovare e reinventare i nostri processi produttivi. Partiamo dalla stampa 3D e dalla produzione additiva. Questa tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui produciamo oggetti complessi. Prendiamo l'esempio di Avio Aero, una divisione di GE Aviation. L'azienda ha implementato la stampa 3D per produrre pale di turbina per motori aeronautici, riducendo drasticamente i tempi di produzione e la necessità di manodopera altamente specializzata per alcune fasi del processo. Ma la stampa 3D è solo l'inizio. L'automazione dei processi sta trasformando interi settori. Pensiamo alla Lamborghini, che ha introdotto robot collaborativi, o Cobot, nella sua linea di produzione. Questi robot lavorano fianco a fianco con gli operai umani, svolgendo compiti ripetitivi e pesanti, mentre i lavoratori si concentrano su attività che richiedono creatività e problem solving. L'intelligenza artificiale e il machine learning stanno portando l'automazione a un livello superiore. La Brembo, che abbiamo già citato in un altro capitolo, è leader mondiale nella produzione di sistemi frenanti, utilizza l'AI per ottimizzare i processi produttivi e prevedere la manutenzione necessaria, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza complessiva. Ma attenzione! L'adozione di queste tecnologie non significa sostituire completamente la forza lavoro umana. Al contrario, richiede una trasformazione delle competenze. Come sottolineato da un rapporto del World Economic Forum, entro il 2025 il 50% di tutti i lavoratori avrà bisogno di riqualificazione a causa dell'adozione di tecnologie. Questo ci porta a un punto cruciale: la formazione tecnologica del personale esistente. Le aziende che hanno successo in questa transizione sono quelle che investono massicciamente nella formazione. Prendiamo l'esempio di Comau, azienda leader nell'automazione industriale. Ha lanciato la Comau Academy, un programma di formazione continua che prepara i suoi dipendenti a lavorare con le tecnologie più avanzate. La pianificazione della transizione tecnologica è fondamentale. Non si tratta solo di acquistare nuove macchine, ma di ripensare l'intero modello operativo. La Ferrari, ad esempio, ha implementato un Digital Manufacturing Program che integra gradualmente nuove tecnologie in ogni aspetto della produzione, dalla progettazione alla logistica. Un altro aspetto da non sottovalutare è l'integrazione delle nuove tecnologie con i sistemi esistenti. La Pirelli ha sviluppato un sistema di Industrial Internet of Things che collega
macchine vecchie e nuove, creando una rete di dati che ottimizza l'intera catena produttiva. Infine, ricordiamoci che l'innovazione non è un evento una tantum, ma un processo continuo. Le aziende di successo mantengono un approccio proattivo, collaborando con fornitori tecnologici e centri di ricerca per rimanere all'avanguardia. La FCA, ora parte di Stellantis, ha creato un Innovation Hub a Torino, dove lavora a stretto contatto con startup e università per sviluppare e testare nuove tecnologie. Ora che abbiamo esplorato le potenzialità dell'innovazione tecnologica, come possiamo applicare concretamente questi concetti nella nostra realtà aziendale? Ecco un framework in tre fasi per guidarvi in questo processo. 1. Valutazione e mappatura. Analizzate i vostri processi attuali e identificate le aree con maggiore carenza di manodopera o inefficienze. Mappate le competenze esistenti nel vostro team e quelle necessarie per il futuro. 2. Pianificazione strategica. Basandovi sulla valutazione, definite obiettivi chiari per l'implementazione tecnologica. Sviluppate un piano di formazione per il personale esistente. Stabilite un budget realistico e un timeline per l'adozione delle nuove tecnologie. 3. Implementazione e monitoraggio. Iniziate con progetti pilota in aree specifiche per testare e affinare l'approccio. Monitorate costantemente i risultati, raccogliendo feedback da dipendenti e clienti. Siate pronti ad adattare il piano in base ai risultati e alle nuove opportunità che emergono. Ora vi invito a riflettere sulla vostra realtà aziendale. Quali sono i processi che potrebbero beneficiare maggiormente dall'automazione o dall'intelligenza artificiale? Come potrebbero le nuove tecnologie non solo sostituire, ma anche potenziare le capacità dei vostri dipendenti? Quali competenze dovrete sviluppare internamente per gestire efficacemente queste nuove tecnologie? Prendetevi un momento per annotare le vostre risposte. Queste riflessioni saranno il punto di partenza per il vostro piano di innovazione tecnologica. Ricordate, l'obiettivo non è solo sostituire la manodopera mancante, ma creare un'azienda più efficiente, innovativa e pronta per le sfide future. L'adozione di tecnologie avanzate può portare a un aumento della produttività fino al 30%, come dimostrato da uno studio di McKinsey & Company. L'innovazione tecnologica non è solo una soluzione alla carenza di manodopera, ma un'opportunità per reinventare il modo in cui operiamo e creiamo valore. Abbiamo visto come aziende leader in Italia e nel mondo stanno utilizzando tecnologie come la stampa 3D, l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'Internet of Things per trasformare le loro operazioni. La chiave del successo sta nel bilanciare l'adozione di nuove tecnologie con lo sviluppo continuo delle competenze umane. Non si tratta di sostituire l'uomo con la macchina, ma di creare una sinergia che potenzi entrambi. Nel prossimo capitolo esploreremo come diversificare e aprirsi a nuovi mercati può essere un'altra strategia cruciale per affrontare le sfide della carenza di manodopera e garantire una crescita sostenibile. Vi invito a mettere in pratica il framework che abbiamo discusso oggi. Iniziate a valutare la vostra realtà aziendale e a immaginare come l'innovazione tecnologica possa trasformarla. Condividete le vostre esperienze e i vostri dubbi nei commenti. La vostra partecipazione arricchisce tutta la community di Essere Manager. Ricordate, il futuro appartiene a chi sa innovare. Non lasciatevi intimorire dalla sfida. Abbracciatela come un'opportunità di crescita e trasformazione. Grazie per aver seguito questo episodio. Ci vediamo nel prossimo capitolo di questo trattato del canale Essere Manager. Continuate a innovare, a crescere e a dare valore ad ogni giorno.